Il maestro Uto Ughi in concerto a Roma, in una delle chiese del fondo edifici di culto del Ministero dell'Interno, Santa Maria in Araceli. ...122 scalini che fedeli e postulanti salivano anche in ginocchio per chiedere le grazie. Questa scalinata fu poi inaugurata verso la metà del 1300 dall'ultimo tribuno del popolo, Colla di Rienzo. Circa un secolo prima la proprietà del sito era passata ai francescani, che ristrutturarono la chiesa, luogo di culto e centro di vita politica e popolare, conferendole l'attuale aspetto gotico romano. La facciata, come avete visto, è molto semplice e quasi non sembra quando si entra all'interno di questa maestosità. Nella basilica si può ammirare la cappella Bufalini con affreschi del Pinturicchio, la cappella di San Pasquale Bailon, dove di recente è venuta alla luce un affresco attribuibile a Giotto, il ben conservato pavimento cosmatesco con numerosi inserti di lastre tombali di patrizi romani. Spettacolare il soffitto ligneo a cassettoni realizzato per il trionfo di Marcantonio Colonna, l'ammiraglio che sconfisse i turchi a Lepanto nel 1571. L'icona della Madonna Advocata senza bambino, nell'altare maggiore, viene detta appunto dell'Araceli. Fu voluta dal popolo romano per ringraziare la Vergine di aver salvato la città dalla peste. Dopo i restauri è stata ricollocata nel 2009. Ma torniamo al concerto. Musica da camera, un quartetto d'archi per opere di Haydn, Beethoven e Schubert, con il magico violino del maestro Uto Ughi. Lei non è la prima volta che fa dei concerti nelle chiese del fondo edifici di culto. C'è quindi un binomio che funziona fra arte e musica, anche a livello di promozione della musica stessa. La grande musica, la musica più straordinaria, più ispirata, più spirituale, è stata scritta per la Chiesa. Pensi alle Passioni, agli oratori, le messe di Schubert, il Requiem di Brahms. Ma per attirare i giovani, più del rock, più del pop, Beethoven, Schubert, Haydn vanno bene? Guardi, i giovani bevono quello che gli si dà. I giovani sono abituati al rock, al pop e fanno bene a scegliere il rock e il pop perché non conoscono null'altro. Allora noi proponiamo il rovescio della medaglia. Ci deve essere una par condizio di informazioni e di culture. E poi scelgono pure quello che più gli conviene.